chi è felice che finalmente se ne sono andati da qua sotto. Dal 30 settembre che sono qui a rompere e hanno finito oggi 20 dicembre. E uno è andato. Là c'è sempre la mia amica Trivella. Amica si fa per dire. Buongiorno a tutti, oggi volevo finire un po' il video che ho iniziato l'altra sera. Qua finalmente sotto le finestre hanno finito, nel parcheggio lavorano, qua davanti vanno avanti indietro, però almeno non abbiamo i martellamenti sotto le finestre, le vibrazioni sotto le finestre e pericolosi tagli di tubi del gas allo scoperto, ecco. E quindi niente, questo è stato per fare un bilancio di questo 2022, un anno davvero impegnativo, molto impegnativo. Abbiamo iniziato il 7 di gennaio con gli esami del sangue di mia figlia, poi il Covid, poi il piede rotto, poi di nuovo il Covid, poi il viaggio a Torino, il ritorno di corsa con lei che era positiva. E poi tutta una serie di stress e problematiche, l'intervento, il post intervento, insomma un anno bello strong. Ci aspettavamo che sarebbe finita un po' meglio, la faccenda dell'intervento soprattutto non è andata proprio come speravamo, ma pazienza, speriamo di riuscire a sistemare. Quindi facendo un rapido bilancio, questo 2022 c'è stato qualcosa di bello? Sì, perché se voi comunque ci sforza di trovare qualcosa di bello, noi abbiamo avuto Yuki quest'anno e io non so dirvi quanti anni era che desideravo avere un cane, ma proprio tanti tanti tanti. Nel lontano 2014, quando ancora non sapevo di avere questa allergia così forte al cane, mi era presa la fissa, io volevo il Cavalier King, il tricolore proprio, e l'avevo trovato una ragazza che li vendeva qui vicino a Imperia e noi combinazione andavamo al mare lì, per cui ho detto quasi quasi ritorno dal mare potremmo passare a prenderlo. Mio marito non ha voluto. E lo stesso anno che poi la mia amica ha preso il suo maltese, e quindi figuratevi, io già che lo volevo, poi niente, vabbè, è andata così. Poi ho scoperto di essere allergica e quindi ho sempre detto, vabbè, tutto sommato, meglio così. Abbiamo preso Yukino principalmente per mia figlia, anzi in realtà è andata, non so se ve l'ho raccontata così, nel senso che erano venuti dei nostri amici a cena che avevano trovato una papera per strada e la stavano un po' crescendo prima di cercare di liberarla, con l'aiuto ovviamente del veterinario. Quindi hanno portato questa papera, mia figlia voglio il cane, io no, non possiamo, sai che la mamma, le solite cose, bla bla bla. Poi quando lei si è addormentata, quando siamo andati in camera, mio marito mi guarda e fa, no basta, dobbiamo prendere un cane. Io lì per lì sono rimasta un po' spiazzata, volevo dire, ma no, ma io se poi sto male cosa faccio? Però sapete quando un desiderio assopito si risveglia? E ho detto, ok, va bene, semmai lo tocco poco. Però, gli ho detto sì, però prendiamo come quello che aveva la mia amica, che lei aveva il maltese, che vedo che quello non mi dà problemi. E così è arrivato Yuki, quindi se dobbiamo fare un bilancio, è vero che è stato un anno da dimenticare, ma c'è stata davvero questa cosa bella e lui è cioè veramente... Se non avete cani, credo che non si possa capire, perché quando mi dicevano se non hai un cane non lo capisci, cioè, vabbè, ma ho avuto tanti gatti, sì, però è completamente diverso, no? Ad esempio, quando vanno via tutti, lui dorme nella sua cuccetta in camera con le ragazze. Quando invece vanno tutti a scuola, mio marito va al lavoro, viene sul mio letto, mi si mette sopra la testa, a volte mi piazza il muso qua col suo alitaccio da canetto. E sta lì, no? Finché non mi sveglio, a tenermi compagnia. Cioè, quando lui viene la mattina è proprio tipo... cioè, non lo so, un senso come... Sono al sicuro perché c'è lui qui con me, come se alle 6 del mattino venissero in casa a picchiarmi, vabbè. E poi, niente ragazze, davvero, quando rientri a casa, le feste, i baci... Quindi anche negli anni più bui qualcosa di bello c'è. Cioè, per noi è stato Yuki, per voi può essere qualunque altra cosa. Mia figlia mi dice, no, non c'è stato niente di bello quest'anno.
Ma pensaci, pensaci, pensaci. E alla fine ha tirato fuori due o tre cose che in effetti di belle quest'anno ci sono state, a parte il cane. Quindi, anche se magari non avete avuto una cosa così, la realizzazione di un sogno ormai chiusa a chiave nel cassetto e buttata via la chiave. Se ci sforziamo, qualcosa di bello lo troviamo, perché c'è sempre qualcosa di bello, sempre. Magari sono piccole, piccole cose, però ci sono. Dobbiamo sforzarci di trovarle. E avevo iniziato qualche anno fa con il diario della gratitudine, di scrivere almeno tre cose per cui si è grati durante il giorno, una cosa che poi nel corso degli anni ho abbandonato, ma che tengo ancora. Ogni tanto vado a rileggerla, e fosse solo che perché dopo 3 giorni bui oggi c'è il sole, fermo restando che mi piacciono le giornate che piove. Ecco, non amo la pioggia se devo uscire, ma se devo stare a casa mi piace tantissimo. E quindi oggi per esempio è una bella giornata di sole e c'è anche caldo, quindi siamo usciti già col piumino più leggero. Domani è il 24, quindi saremo tutti a casa per una settimana, quindi non vediamo l'ora di stare tutti a quattro a casa per una cosa o per un'altra. Le vacanze ormai sono un ricordo lontane, quindi queste vacanze di Natale sono davvero un toccasana per riposarsi. Poi gli ultimi mesi li abbiamo passati con mia suocera in ospedale, è stata in ospedale 2 mesi esatti perché l'abbiamo ricoverata il 14 sera ottobre ed è tornata a casa il 13 dicembre. Quindi 2 mesi impegnativissimi. Lei adesso è autosufficiente, sta bene, però chiaramente non è che può uscire a fare la spesa anche perché ha le stampelle, quindi comunque dobbiamo andare a portarle la spesa, però ragazze è qua 10 minuti a piedi e 3 con la macchina. Capite che è tutta un'altra vita, quindi insomma, le cose si stanno un po' aggiustando. Speravamo di finire l'anno con qualche notizia da quel del cantiere Ferrovie, non sappiamo niente ancora. Pazienza, vada come vada, aspetteremo, fiduciosi che qualcosa si sblocchi. Cercheremo casa se e quando sarà il momento di cercarla. Non poniamoci più idee strane. Io mi sogno ancora ora tutte le notti di cambiare casa, ragazze. Comunque, se avete visto il video del trasloco, il mio inesistente trasloco, ecco, sono pronta. Devo dire che comunque quest'anno, questi ultimi mesi, quando si è iniziato a parlare di esproprio, eccetera, eccetera, mi hanno aiutato a chiarire ancora di più le idee su quello che vorrei nella mia futura casa, qualunque essa sia, quindi idee di materiali, di tipi, di posizionamento più o meno, cosa vorrei, cosa non vorrei. Quindi devo dire che anche se ci sono stati problemi e ci sono tuttora, ci saranno ancora, comunque il bilancio può essere abbastanza positivo, nel senso che dovessimo noi trovare casa, c'è la possibilità che i lavori vadano un po' più speditamente perché ormai sai che cosa vuoi, e quindi questo comunque lo considero una cosa positiva, perché a volte il vedere le cose positive sta soprattutto nel nostro atteggiamento. Io ci sono stati giorni, vi dico la verità, che avrei voluto fare come lo struzzo, mettere la testa sotto la sabbia, dimenticarmi che il mondo esiste, oppure momenti in cui ho detto faccio la valigia e scappo, non lo so, vado da qualche parte, non lo so, scappo, ma sapete quando la vostra mente è oppressa da pensieri, problemi, preoccupazioni, che non sapete più dove sbattere la testa. E magari avete dei figli a cui dovete far vedere che va tutto bene, no? Stai tranquillo, va tutto bene, ma tu dentro vorresti morire. Ecco, questi momenti capitano a tutti, ci sono per tutti, però se ci sforziamo qualcosa di bello lo troviamo lo stesso, perché si può trovare sempre e comunque qualcosa di bello da tutte le parti, fosse altro per un disegno del bambino, fosse anche per un bel voto a scuola, ma anche se è un brutto voto, ma se ci ha messo tutta la sua più buona volontà, cioè è un voto, non determina chi è tuo figlio, un voto, è un voto.
una catalogazione, perché è giusto darla. Non diciamo no, i dovuti non è giusto darli, no, i dovuti è giusto darli, perché se uno si impegna è giusto che abbia il merito delle sue azioni. Se uno prende brutti voti perché non studia, è giusto che si prenda il brutto voto perché non studia. Se uno prende dei voti brutti perché ci sono dei problemi, è anche giusto che il brutto voto ci faccia capire che c'è un problema, o che semplicemente ha bisogno di delle ripetizioni, o che magari ha un disagio psicologico che viene manifestato anche così. Se vostro figlio è sempre stato bravo e improvvisamente porta a casa dei 4, dei 3, magari facciamoci due domande, ecco. Quindi un voto non determina, può aiutare a capire che c'è un problema, c'è più bisogno di voi. Il mestiere di genitore è difficilissimo, soprattutto quando ci sono dei problemi e tu sei il genitore e devi far capire che va tutto bene, è tutto sotto controllo, però in realtà non sei convinto neanche tu che vada tutto bene e che sia sotto controllo. Magari vorresti fare la valigia e scappare su Marte oggi, però no, stai tranquillo, e dentro ti senti una morsa dentro che ti stringe. Io a volte ho avuto la sensazione di avere tipo un piccolo mostriciattolo in gabbia all'interno che urlava basta fortissimo, e di doverlo tenere stretto lì dentro questa gabbia. Sono situazioni veramente difficili. A me sta aiutando molto fare gli esercizi di respirazione. Come vi ho già detto più volte, mi aiuto con un programma, ma a volte li faccio anche quando magari sono per strada e mi sento agitata, allora magari me li ripeto, e mi aiuto. Una volta dal dentista lo scorso anno, una brutta devitalizzazione al dente, 11 punture, 3 siringhe intere, niente, ne voleva sapere, sentivo sempre male, e ho fatto uno di questi esercizi di visualizzazione che avevo provato con questo, con questa applicazione, no, ragazze? E lui diceva di mettere i tuoi problemi su una barchetta e lasciarla andare, no? E poi vederla scomparire. E quando facevo questo esercizio mi immaginavo un lago che avevo visto in montagna da ragazzina, e questa barchetta che finiva giù nel fiume di sotto. Ecco, io in quel momento sopra questa barchetta ci ho messo la dottoressa che mi stava devitalizzando il dente e l'infermiera. E poi quando la mia mente le ha viste scomparire giù, tipo, giuro, mi è venuto quasi da ridere, è una situazione davvero terribile. Ogni tanto ricordo quel momento che quasi mi scappava da ridere. Ecco, quindi davvero la nostra mente può fare la differenza. Non è facile, non è facile, è molto difficile, è molto molto difficile, ma ce la possiamo fare. Dobbiamo essere sempre e comunque consapevoli che ce la possiamo fare. Un amico, un caffè, una telefonata, un messaggio. Io sono mesi che devo prendere un caffè con una mia amica, ma tra lei e me non siamo riusciti a vederci. Ma solo il fatto che in un momento brutto lei mi abbia mandato un messaggio alle 10 di sera, appena possiamo, dai, prendiamoci un caffè, siamo un po' insieme, andiamo a farci un giro, ci rilassiamo. Solo il messaggio del caffè che non abbiamo mai bevuto insieme, perché non siamo mai riusciti a berlo insieme, mi ha fatto dormire serena, ragazze, perché basta davvero, davvero poco. Davvero poco, un messaggino al momento giusto, anche piccolo e stupido, vi assicuro che fa davvero la differenza. Quindi se magari non l'avete mai ricevuto, perché a volte può capitare, io ho amiche a cui ho dato tanto e non sono riuscita a darmi neanche quell'SMS, quel WhatsApp nel momento del mio bisogno. Ma quello è un altro discorso, lì capisci chi sono i tuoi veri amici e chi ti hanno semplicemente sfruttato. Però perché non iniziamo a farlo noi? Facciamolo noi, cerchiamolo noi. Cerchiamolo noi. Ehi, ciao, ti va se ci prendiamo un caffè? E ce lo facciamo. Magari quella persona sta peggio di noi e noi non lo sappiamo, perché recentemente mi è capitato, dice, ma perché te è stata così? Non sapevo niente. No, non sapevo niente, perché noi non siamo di quelli che mettiamo i manifesti in giro tra amici e cose varie di quello che, dei problemi che abbiamo. Qualcuno magari nota la tua espressione magari un po' più cupa, perché è un po' più desto, e magari, quindi magari il nostro amico può attraversare un momento che non ci sta dicendo, che non ci sta dicendo, per cui mandiamo un messaggio. Non ci scoraggiamo, ce la possiamo fare, c'è sempre una soluzione, c'è sempre, anche quando è difficile, anche quando è difficile. Magari sforziamoci di mettere per iscritto, oggi sono grato per niente, è una giornata che fa schifo, però magari domani
siamo grati per una cosa, anche piccola. Ho bevuto un caffè con una mia amica stamattina, mi sono sentito bene, ok? Quindi abbiamo avuto 3 giornate oggi che schifo e 2 che belle, quindi bilancio, sì, sfavorevole, ma non troppo. Quando i problemi, i pensieri, i periodi sono molto difficili, bisogna guardare le piccole, 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 piccole cose e ci sono sempre, sempre e comunque. Quindi, forza e coraggio, imbocchiamoci le maniche, affrontiamo un nuovo anno. Come sarà, non si sa, io non lo so, peggio di questo, sì, c'è sempre, non c'è mai limite al peggio, ma affronteremo anche quello, sono sicura, sarà, passeremo un altro anno con momenti belli e momenti brutti, perché questa è la vita, è un'altalena, bello, brutto, la vita è così e niente, ce ne facciamo una ragione. Non vi tedio oltre con questo, sembra messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. No, vabbè, non voleva essere questo. Volevo solo concludere il video dove vi dico che comunque c'è sempre qualcosa di positivo. Adesso ci godiamo le vacanze, questi almeno 3 giorni che non lavorano, e poi andiamo avanti fino a dicembre 2024 con i lavori della metropolitana. Dopo non si sa cosa succederà, non si sa cosa farà, non si sa cosa faremo, ma non importa. Siamo fiduciosi che una casa la troveremo. Quando, dove, come e perché, non lo so, ma siamo fiduciosi che la troveremo. Andrà arredata come dico io, ormai è qui disegnata tutta nella mia testa, per cui dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice, indolore, trasloco, direi, ormai sono pronta. Sono pronta, se quando sarà, sono pronta, sarà un delirio da spararsi un colpo in testa, probabilmente sì, però. Ricordo ancora una mia amica quando ha traslocato, aveva fasciato un grosso tappeto con della carta da giornale, aveva staccato in un angolo, era un tubo duro. E il marito le dice: ma cos'è questa fare lei con il sangue negli occhi, tipo cartoni animati, e la bava alla bocca, gli fa: è un tappeto! È rimasta storica la sua faccia. E lui fa: vabbè, vabbè, non t'arrabbiare. Ecco, io ho sempre questa immagine di loro due sul tappeto durante il trasloco che è al limite del com. Dico, ci abbiamo riso per anni, ci ridiamo ancora, hanno traslocato 19 anni fa, ma noi ridiamo ancora per il tappeto. Fate ancora un po' conto. Però vedete che anche nei momenti di forte stress qualcosa di divertente c'è. Poi, dopo che lei ha detto così e lui ha detto va bene, ci siamo fatti tutti una risata e si è sdrammatizzato. Vedete che anche nel tragico c'è sempre qualcosa di simpatico. Quindi, forza e coraggio e andiamo avanti.